Ebbene sì, il mercato dei pieghevoli diventa più affollato. Oppo porta in Italia il suo primo smartphone pieghevole e ha deciso di portare Oppo Find N2 Flip, ovvero quello che si apre in verticale e che offre un aspetto di forma molto più compatto rispetto a uno smartphone tipico, con un display esterno decisamente più grande rispetto a quanto visto su Flip 4 di Samsung e sul Razr di Motorola. Ma vi dico tutto in questo video, lasciate un bel like se vi piacerà o vi sarà utile e partiamo! A dirla tutta, da parte di Oppo mi sarei aspettato che arrivasse per primo il dispositivo srotolabile che avevamo visto qualche anno fa, a mio avviso il form factor migliore. Tuttavia non è davvero male questo Oppo Find N2 Flip, che rispetto a Z Flip 4, il suo principale competitor sul mercato, offre effettivamente qualcosa in più, non solo nel design ma anche nelle funzionalità. Partiamo dalle dimensioni però, pesa 191 grammi e ha uno spessore di 7,45 mm, che di fatto diventano il doppio quando chiuso, perché se notate la piegatura è praticamente perfetta, non ha spazi al centro o fessure, è davvero un gioiellino vederlo sia da chiuso che da aperto. Il display interno poi misura 6,8 pollici di diagonale, è di tipo AMOLED e 6, con un rapporto cinematografico 21:9, oltre a un refresh rate da 120 Hz e una luminosità massima di 1600 nit. Ma la peculiarità di questo prodotto è proprio il fatto che la piega è praticamente invisibile, siamo a un livello molto molto vicino a quello del primo Oppo Find N e immagino anche del nuovo Oppo Find N2. Guardatelo qui da vicino, la piega sì c'è, però non è così evidente, soprattutto alla vista ma anche al tatto. Poi alla vista si nota solo quando lo schermo è nero o spento, quando acceso assolutamente invisibile e come se non ci fosse. Anche il discorso del tatto comunque non è di secondo piano, perché rispetto a Flip 4 si sente decisamente di meno. Insomma, si vede come la casa cinese abbia lavorato di fino per portare sul mercato da subito, nel primo modello, un display pieghevole decisamente simile a quelli classici di smartphone normali. Una volta chiuso poi si palesa il suo ampio display esterno da 3,26 pollici, che potremmo chiamare cover display. La cosa che mi piace di più, anche e soprattutto rispetto alla concorrenza, è il rapporto di forma di questo display esterno, che è praticamente identico a un canonico smartphone, ovviamente in dimensioni decisamente più piccole. A dirla tutta, prima di metterci le mani sopra, le mie aspettative erano altissime. Pensavo quasi di poterlo utilizzare come un display canonico, ovviamente in dimensioni più piccole, quindi per aprire i social, i video, fare cose, insomma. In realtà, purtroppo, Oppo qui mi ha deluso un pochetto e vi invito ad aprire una petizione per rendere questo display molto più funzionale di quanto adesso vi mostro. Di fatto c'è una lock screen che si può ovviamente sbloccare con il sensore di impronte che è sul bordo destro e si può personalizzare ovviamente l'immagine di sfondo. In questo caso io ho messo un gatto, ma si può scegliere anche tra altri animali, peccato che non si può interagire quasi come un Tamagotchi, ma semplicemente con un tap per fargli cambiare posizione. Scorrendo verso destra invece abbiamo 6 widget, ovvero la possibilità di accedere al comparto fotografico rapidamente, il meteo, il calendario, il timer e infine le cuffie e il registratore vocale. Nient'altro purtroppo al momento. Ma se facciamo uno swipe dal basso verso l'alto possiamo accedere invece alle notifiche. Cliccandole possiamo anche leggerle. Ultima interazione possibile, swipe down dall'alto verso il basso per accedere ai collegamenti rapidi, i tipici della tendina delle notifiche. Insomma, estremamente limitato per ora, devo ancora capire se sono funzionalità nascoste, ma io vi invito adesso a scrivere nei commenti hashtag daje Oppo per convincere l'azienda a utilizzarlo meglio sui display, a portare una sorta di mirroring di ciò che possiamo fare col display interno. Fatelo sapere se siete d'accordo con me con hashtag daje Oppo. Detto ciò, passiamo al resto, ovvero all'hardware. Il processore innanzitutto è un MediaTek Dimensity 9000i che Oppo dice di aver sviluppato in collaborazione con MediaTek proprio per andare a ottimizzare e affinare le prestazioni. È affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, logicamente non espandibile, mentre al fianco del processore c'è anche qui la NPU Mari Silicon X, che dovrebbe, come già sappiamo sulla serie Find X, migliorare la qualità delle foto e dei video, soprattutto in situazioni di scarsa illuminazione, quindi di notte, andando a realizzare video in 4K teoricamente ultra nitidi. Sicuramente nella recensione andremo ad analizzare anche questo aspetto.
aspetto. E a proposito di comparto fotografico, i sensori sono due, posizionati esternamente a fianco al display. Il principale è da 50 megapixel, il Sony IMX890, mentre il secondo ultra grandangolare. Internamente invece c'è una fotocamera selfie all'interno del foro da 32 megapixel. E qui è un Sony IMX709 con autofocus e obiettivo grandangolare. Chiudiamo la carrellata hardware con la batteria 4300 mAh con ricarica rapida a 44 W, per cui dovrebbe ricaricarsi in circa 20 minuti fino al 50% e poco meno di un'ora per il 100%. Per chi fosse perplesso sulla sua resistenza, è uno smartphone certificato per resistere a 400.000 apri e chiudi e inoltre la nuova cerniera permette allo smartphone di posizionarsi in quasi tutte le angolazioni del display, così da poterlo utilizzare ad esempio anche in questo modo poggiato su una scrivania. In ambito software ovviamente c'è la ColorOS con base Android 13, un'interfaccia grafica che resta pressoché la stessa ma con qualche novità a livello di app preinstallata. Sto parlando ad esempio dell'App Market, che qui fa la sua prima comparsa su uno smartphone Oppo in Europa o comunque in Italia. Si tratta di un market alternativo che però si aggiunge, non sostituisce, il Google Play Store. Ci sono poi diverse app preinstallate, le solite, ad esempio Amazon Shopping, Netflix, Facebook, Yum, che si possono disinstallare, e tante altre app di sistema come O Relax, Note, Video, Musica, Orologio e quant'altre. Ora, al di là della questione MediaTek e Qualcomm, l'interfaccia di Oppo è sempre stata molto fluida, reattiva, anche perché snella, e quindi in queste ore non ho notato impuntamenti o lag, né me ne aspetto nei prossimi giorni, quindi sicuramente sarà un plus di questo smartphone e non sicuramente un contro, al netto del fatto che comunque a livello di funzionalità non c'è tantissimo. E non parlo solo di ColorOS in sé, ovvero dell'interfaccia grafica disponibile anche sugli smartphone classici, ma parlo anche di funzionalità dedicate proprio per sfruttare il fatto di poter utilizzare lo smartphone poggiato su un tavolo e piegato, oppure per poter utilizzare lo schermo esterno. Per cui per quest'ultima c'è solo una voce all'interno delle impostazioni dove possiamo gestire un po' ciò che preferiamo tra sfondo, widget e risposta rapida per rispondere velocemente nelle notifiche. Ultimo, ma non per meno importante, prima di venire al prezzo, il supporto software. Per questo smartphone Oppo garantisce 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza, quindi davvero, davvero ottimo, perché va a equipararsi alla politica di Samsung. E dunque veniamo al prezzo, 1199 euro, in linea con, diciamo, la concorrenza e con delle promo lancio, per cui se lo acquistate ad esempio sull'Oppo Store avete 100 euro di sconto immediato, se lo acquistate su Amazon 100 euro invece di buono sconto per acquistare altri prodotti, e poi c'è anche una cover in omaggio per chi preordina il prodotto. Poi la promozione si rinnova verso la fine del mese di febbraio con qualcosina in meno, insomma vi lascio tutti i dettagli precisi nell'articolo linkato in descrizione e nel pop-up qui in alto. Detto ciò, uno smartphone ben realizzato, ben studiato, si vede come Oppo ci abbia riflettuto a fondo prima di proporlo al mercato. Spero solo che con un aggiornamento vada ad ampliare la funzionalità di questo cover screen, che altrimenti sembra un po' sprecato. E se siete d'accordo con me, commentate con hashtag DaieOppo. Per questo video però è tutto, ve ne parlerò più approfonditamente ovviamente nella recensione dopo averlo provato, quindi vi dirò batteria, prestazioni e quant'altro. Lasciate un bel like per supportarci e ovviamente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Un saluto da Michele per tuttoandroid.net.